Ho cambiato un attimo postazione perché mi sentivo un attimino più comoda per farvi vedere quello che volevo farvi vedere. Allora, questo è un altro video, siccome ve l'ho accennato prima che avevo fatto una borsa in feltro e panolenci in questi giorni, settimana scorsa, ho pensato di farvela vedere, quindi non è un video su libri, recensioni o quant'altro, è proprio solo per farvi vedere uno di quei video sul fai da te creativo. E quindi niente, per farvi vedere questa borsa. C'è una mia amica che compie gli anni a novembre, quindi non volendo prendermi in ritardo, ho pensato... Il mio gatto. Ho pensato di farla già così, non è in ritardo. Allora, la borsa è questa. Con la tracolla, ho messo qui dei bottoncini automatici perché in caso volesse accorciare la tracolla lo può fare. È in realtà molto semplice, nel senso che ho messo lo strappo, eccoli qua all'interno, due strappini, l'ho foderata con della tela che avevo a casa, ci ho inserito dentro le due taschine, ovviamente prima di inserire la fodera, quindi una per le penne, lei è maestra d'asilo, quindi ho pensato una per le penne e una per il telefono. E ho fatto una chiusura un attimino asimmetrica, perché boh, mi piaceva l'idea, lei è anche un pochettino così tutta particolare, mi piaceva l'idea di non chiuderla dritta, ma chiuderla, vedete, un pochettino in modo asimmetrico. E poi ci ho applicato questo buffetto. Eccolo qua. Questo è un bastoncino di legno, ci ho fatto una piccola decorazione a punto erba, ho applicato delle foglie che avevo qui a casa, ne ho un rotolo a dir la verità che avevo preso forse con qualche saldo di cosa del fai da te a fine Natale. Il gufo l'ho applicato praticamente quando avevo finito la borsa, l'ho imbottito, quindi ho imbottito un po' il panciotto, un pochettino le ali e invece niente per quanto riguarda né gli occhi né le orecchie. Le zampette le ho proprio attaccate con la colla a caldo sopra il bastoncino in legno e il risultato è questo. Ah, ecco, per coprire un po', rifinire diciamo così un po' il bordo di chiusura, ho attaccato sia esternamente che internamente questo pezzettino di stoffa che ha delle zucche, cioè era un po' su Halloween, giusto perché sembrava ci stesse un po' bene col buffetto e i colori. Che altro dire? Alcune cose le ho applicate appunto festone, altre semplicemente appunto filza, facendo così per dare un po' di movimento, un punto lungo e un punto corto. E questo è il risultato. Questa l'ho attaccata nel momento in cui sono andata a unire fodera e borsa, quindi semplicemente cucita all'interno, niente di speciale, ha un po' di difetti, non è perfetta, però... Vabbè, io spero che le piacerà e ne sarà contenta. Quindi spero di aver dato anche a voi un'idea carina per un pensiero o anche per voi. E niente, io e il mio gufozzo vi salutiamo e ci vediamo con il prossimo video. Ciao!